Signorotti, nella calma e nel relax più estremo, vi do il bentornato in un nuovo appuntamento. Vi do il bentornati in un nuovo appuntamento di Minecraft. Allora, patati e patate, prima di iniziare volevo ringraziare uno di voi che è Mr. Patty Gaming. Ciccio, altra regola non scritta di Minecraft è farsi uno scudo per difendersi dai mostri. Lo fai con il legno e un lingotto di ferro. Quindi mi stai dicendo che lo scudo lo faccio con un coso di legno e un lingotto di ferro? Io pensavo che ci volesse molto di più. Quindi, ipoteticamente... Raga, lo sapete che qua oggi moriamo. Cioè, lo sapete. Non mi sembra che io vi debba dire altro, no? Perché... Allora, per me qui è morte certa. Cioè, per me è morte certa. Allora, voi mi dite lo scudo. E questo è lo scudo. Ah, mi manca il legno, porcaccio il mondo. Quindi mi state dicendo che noi, con grande calma, ce ne torniamo qui. Giusto? Con grande calma. Ok, stavamo dicendo... Con grande calma ce ne torniamo qui. Andiamo a prendere questa e la buttiamo. Ci mettiamo la roccia. E voglio seguire un altro dei vostri consigli che mi avete detto: sì, in realtà, e dormi, non te fa sempre la solita roba, mettete giù e dormi. Io, ragazzi, io i commenti li leggo. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Questo lo andiamo a rompere. E perfetto. Come abbiamo visto, mi serve il legno, perché io non voglio entrare nella grotta Marcondiro di Rondello se... E quello perché... Perché questi zombie non muoiono alla luce del sole? Ok, quindi mi stai dicendo che tra poco devo fare un fight gigante. Tra l'altro, un bel fight di quelli grossi. Va bene, va bene. Mi raccomando, ragazzi, se avete consigli, io sto qua, eh. Allora, andiamoci a prendere un po' di legno prima di fare una roba apocalittica. Intanto finiamoci questa qua di roccia, che non so neanche perché. Ora ce l'ho di roccia. Andiamo. Andiamo. Mi avete anche preso abbastanza in giro per il mio inventario. Ragazzi, il mio inventario è un inventario serio. Il mio inventario è un inventario molto serio. Come vi permettete. Allora, quindi mi avete detto questo. Ok. Quindi. Come... Non mi ricordo mica. Sapete, raga, che non mi ricordo mica come mi avevate detto. Questo sicuramente me lo dovete dire, raga, perché... Ma vedi, io... Mi avevate detto che con la mano sinistra... Porca miseria, aspetta, devo andare a vedere per forza... Per forza un video. Per forza. Cioè, nel senso, i vostri commenti. Allora, non so se è vero... Ok, quindi F così e così. Ma Dio santissimo, è stato uno di voi, ragazzi, che mi ha detto sto suggerimento. Quindi io vi ringrazio come sempre. Lo sapete, quindi adesso che abbiamo fatto lo scudo, mi state dicendo che siamo pronti ad andare a morire ammazzato? Questa è la cosa che mi state dicendo? Cioè, praticamente devo fare tipo il Signore degli Anelli e andare a morire ammazzato? Molto bene. Però sono stato, mi avete detto un sacco di voi che sono stato ingegnoso comunque a fare tutta questa roba qua, eh. Quindi piccone. Ok. Io ho molto timore, ragazzi, di quello che sto per andare a fare, vi dico la verità. Però per il bene della serie dobbiamo farlo. Calcolate che io ho messo già in prospettiva di morirci malissimo. Cioè, già ne sono ben certo, ragazzi. In realtà,
In realtà vi dico io. Io. Allevati. Mamma mia, mortacci tua di tua nonna. Ok. Alla fine poteva andare molto, molto peggio. Aspettate, fatemi mangiare un pezzettino di pane. Ok, là sotto, regà, state vedendo che c'è sicuramente... Oh mio Dio, cos'è? Ma quelli uno sono pesci. Che cazzo è un... È uno squalo, è un... Va bene. Siamo calmi, eh? Voi mi dite no, perché non t'appezza tutto delle cose. Che faccio io? Non t'appezzo di che? Regà, qua... Preparatevi, io adesso sono molto teso. Abbiate pazienza. Mi prendo tutto quello che posso. Sti cavoli, questo lo prendiamo. Però mi devo fare pure il ferro, raga. Io spero di trovare del ferro. Questa è sicuramente una hardcore un pochino più... come posso dire? Movimentata di quell'altra. Passatemi il te... sì. Signori, ci siamo. Signori, ci siamo. Sembra una stupidaggine, ma un pochino di ferro ce lo siamo portato a casa. Speriamo di aver trovato un buon filone di ferro. Ok. Però il mio inventario veramente, raga, fa veramente cagare. Cioè, dico la verità. Allora. Allevate. Con questo scudo sono immortale. Con questo scudo sono immortale, mi state dicendo? Oddio, oddio, oddio. Ngula mamada. Ngula mamada. Ditemi che sono bravo, vi prego. E godo. 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 Ho un nato. Ho un nato. Quanto mi dura lo scudo? Faccelo là. Madonna, è fortissimo lo scudo. Sento... Era erba questa. Era della semplice erba. Mazza che schifo. Ma neanche a fa così. Oh! Bene. Io... Dato che sento... ragazzi, io... Ngulemmete. Ah, molto, molto bene. Ho trovato dell'oro. Quanto oro ti vorrei. Oro. Ah, sì, fresca di tua sorella. Vai a te a rompe l'oro. Oro, oro. È vero, non posso fare così. Allora, con calma, facciamo questo. Questo facciamo qua. Questo lo buttiamo. Questo facciamo così. Ah, ce l'ho una da mettere. Facciamo così. Mettiamo questo e ci mettiamo un po' di ferro. Che dite? A me non mi sembra male. A me, personalmente. Perché devo fare per forza il ferro, raga. Vabbè. Ricordiamoci dove siamo, per favore. Perché sarà importante ricordarci. A me sta serie mi sta piacendo tantissimo. Non so a voi. A me un botto. Altro oro. Oh, scemo. Scemo. Ti bullizzo. Ti bullizzo. Ti bullizzo. Ti sto bullizzando. Cioè, tu questo lo devi capire. Sei bullizzato. Ma quanto oro. Scusatemi. È pieno di oro. Chi è? Accidete. Via. Via, ho sentito. Perché c'è un creeper. Mai dare le spalle a un creeper. Mai. Mai. Me ne rendo conto. Me ne rendo conto. Siamo calmi. Ragazzi, questa zona va bonificata. Questa zona va bonificata.
Mamma mia, quanto l'ho rischiata mai dare le spalle a un creeper. Mai. 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 Allora, io volevo dire una cosa. Ok, questi ce l'ho. In realtà c'ho questo, questo qua. Andiamo qua. Così. Facciamo così. Questo, questo lo butto. Questo faccio così. Questo faccio così. Lo prendo e questo lo butto. Questo faccio così, questo lo prendo e questo lo butto. Questo faccio così, questo lo prendo e questo lo butto. Per il momento a me mi va bene. Cioè, con l'oro, ipoteticamente, io posso farci, da quello che so, semplicemente l'armatura che però viene implosa in pochissimo tempo. O sbaglio? Non credo di sbagliare, no? Perché qualche lingotto ce l'ho. Che mi mancano? I piedini. I piedini mi mancano. Perché poi c'ho un po' di lingottini qui. Io li faccio così. Ah, non me la fa mettere. No, quindi faccio così e faccio così. E la facciamo tutto quanto. Mamma mia, io so che tanto sta puntata voi non vorreste. Cioè, vorreste che non finisse mai. Io lo so. Io lo so. Quindi dovete lasciare like, ragazzi. Se lasciate like, ne facciamo uscire parecchie. Ok, ragazzi, io mi sto prendendo il mio tempo. Non so se ve ne siete accorti, ma io mi sto prendendo il mio tempo per fare tutte le cosine giuste, no? Allora, questo è un bioma che io non ho mai, mai, mai visto. Mai. Raga, mi manca la cosa di fare così. Raga, mi manca un bot. Mannaggia la morte. Mannaggia la morte, raga. Ah, ci esplodo, dai. Cioè, la puntata è bellissima, ma siamo destinati a una morte orribile. Io già lo so. Facciamo così. Perché io voglio andare a bonificare. Diciamo così. Madonna mia, ragazzi. Mi sembra anche un po' troppo. Però non me ne privo. Perché poi in realtà io non so se posso trovare qualsiasi cosa qua dentro. Cioè, non, sicuramente un po' di roba. Ferro era quello che mi serviva assolutamente. Quindi già che ci sto, mi prendo un pochino tutto quanto il restante. Perché poi, ipoteticamente, noi questa zona prima o poi la dovremmo comunque lasciare perché non mi sembra molto, molto ospitale. Regà, se mi perdo, sta a voi poi dirmi dove devo andare per ritrovare la strada, perché sicuramente mi perderò. Mi perderò. Sicuro 100%. L'oro, ragazzi, io lo sto prendendo, però non so se mi serve. Cioè, nel senso, ok. Cioè, nel senso, ok, ma aglio Mirko, aglio Mirko, aglio Mirko. Qua dentro vedo un monte di oro. Cioè, l'oro ce n'è veramente tanto, tanto, tanto. Questo bioma è bellissimo. E ripeto, pieno zeppo di oro. Non so a che distanza possono stare i diamanti. Cioè, perché, vabbè, lo sapete, tutti i giocatori di Minecraft puntano. Ma che figata è questo? Sono tipo lampadine. Sono delle lampadine, praticamente. Quanto carbone c'ho? Mica tanto. Cioè, mi dovrei mettere a prendere un altro po'. Piccone di ferro, rega, tanta roba. Però devo fare attenzione a non picconare male, che se no magari trovo un blocco. Tra l'altro, bene. Tra l'altro, una cosa che mi chiedevo, no? E sicuramente non ce l'ho, perché non ce l'ho. Non c'ho il secchio. Mi sono appena ricordato di una cosa molto importante. Ho preso un bel filone di ferro, però, eh. Un bel filoncino di ferro. Sì. Decisamente un bel filone di ferro. Però, ipoteticamente, mi sono anche scavato una bella fossa da solo. Sì, diciamo che
Perfetto, grazie. Questa è una bella fossa. Sì. Sto scudo, ragazzi, io non sono capace di utilizzarlo. Cioè, mi mancano proprio le meccaniche, no? Per l'utilizzo del... Ma comunque questo bioma è bellissimo. Ma di che stiamo parlando? Un po' di ferro lo stiamo pullando, eh? Un po' di ferro lo stiamo... pullando. Bene. Ciao, musica di Minecraft. Come va? Spero tutto bene. Lì c'è un mob cattivissimo. Però io non ho più paura di te. E questo tu lo devi capire. Chi è? Porco mondo. Non so se lo devo uccidere. Cioè, non so se è una creaturella che va uccisa o meno. Mi pare così carina. Io, raga, cerco sempre. Va bene tutto, ma loro. Fino a una certa, perché qua proprio è una cava d'oro. Rompete, raga, fatemi piazzare tutte le torce che voglio. Perché è bellissima, c'è poco da fare. È un bioma incredibile. Ok, guardate quanto ferro, ragazzi. Questo per noi è fondamentale. Raga, è... va bene. Ok. È pieno di ferro. Però magari... magari neanche a fa così, che poi lo schiavo me lo porta via. Ok. Mamma mia, ragazzi. Pensavo che fosse molto più piccola. In realtà è gigante. Ma gigante proprio, raga. Ma mai potevo pensare a una cosa del genere. Ok. Mamma mia. Siamo calmi. Io vi faccio vedere tutto, raga, perché qua a perderci la partita ci vuole veramente un attimo. Quindi vi voglio rendere partecipi. Perché quello non me lo fa prendere? Perché è stronzo. Ok. Io spero di ritrovare poi la strada di casa. Gli stecchetti sono finiti. Quindi questo via. Questo via. Facciamo così. Non ho fatto praticamente niente. Bravo, ci. Facciamo così. No, questa non me la fa. Questa è selce, ok. Vai, facciamo così. E facciamo così. Perfetto. Secondo voi quanto mi dovrei addentrare dentro questa infinita cava? Perché, raga, è infinita questa, eh. Cioè, non è che... oh, tu... i cosi mi fanno una paura. Quella è una strega, vero? Quella è una strega, vero? Non può essere un villager. Quella è una strega. Guarda come c'è crepo, eh. Quella è una strega, vero? Sì, quella è... porca puttana. Quella è una strega. Ipoteticamente non so se le streghe sono buone o se sono cattive, raga. Allora, io volevo continuare a registrare oggi, ma penso che sia doveroso veramente giocare insieme a voi. Vorrei dei consigli. Che faccio? Cioè, quella è una strega? Se sì, cosa devo fare? Sono pronto, se è cattiva, sono pronto per fronteggiarla o la evito? Fatemi sapere. Vi voglio bene. Bella, raga.